Buonasera, oggi 3 novembre ripartiamo con la seduta unica del Consiglio regionale. Come al solito siamo in ritardo canonico, ma ce la faremo a farli iniziare presto, nell'orario giusto stabilito. Oggi tra le varie mozioni dovremo anche discutere su quelle che saranno presentate chiaramente dagli altri schieramenti politici. E io in particolare mi dedicherò a quello che è una mozione sull'eccesso di diritto di difesa. Bene, un'altra giornata di consiglio dove si chiederà come si fa la formazione nelle ASL per i commissari sanitari. Oggi l'interrogazione sul CREA fa quello scandalo dove abbiamo speso più di 20 milioni di euro, un polo tecnologico doveva essere destinato all'alta formazione e alla ricerca, è solo stato uno spreco di denaro, questo a causa del governo della provincia di Prato da parte del centro-sinistra che sa talmente bene governare che ha creato questo scheletro nel nulla. Poi avremo una mozione sul porto di Carrara perché rimanga all'interno della rete dei porti toscani, che abbia una prevalenza turistica, e un altro in merito ai crolli e sicurezza nelle scuole toscane, dove chiediamo a Rossi che vada a battere i pugni sul tavolo a Roma affinché Renzi dia più soldi per la sicurezza delle scuole. Buonasera a tutti, torniamo di nuovo a parlare di Forteto perché in maniera arrogante e aggressiva la Saccardi ha voluto mettere in discussione ciò che il Consiglio aveva già deliberato la volta scorsa. Vediamo come si comporterà il Consiglio rispetto a un attacco, secondo me, anche di tipo istituzionale. E una seconda interrogazione riguarderà le spese pazze di Marchese Morello, direttore generale della ASL 10 di Firenze, ora commissario di Aravassa, che con 100.000 euro ha favorito un gioco dell'oca, come dico io, cioè una caccia al tesoro in un resort di proprietà della famiglia del senatore Marcucci. Approvazione del bilancio della DSU del 2014, o meglio non approvazione del bilancio, bilancio che presenta un sacco di criticità, prima di tutto una mancanza di pianificazione che è stata evidenziata più e più volte, per non parlare di quelle che sono le spese straordinarie che superano del doppio quelle ordinarie, quindi non approvazione. In secondo luogo presenteremo anche una mozione importante per i lavoratori della Teseco. La Teseco è un'azienda pisana molto importante che lavora sulla bonifica dei rifiuti speciali. Ci sono due problemi di ordine di lavoro, quindi per quanto riguarda lo sviluppo economico avremo tantissimi lavoratori che resteranno a casa dall'oggi al domani e che sono già adesso in cassa integrazione, e il problema della bomba ecologica che si verrebbe a creare se l'azienda si trovasse ad essere chiusa. Questa è un'altra cosa da gestire. Bene.